Un saluto a tutti gli amici di TG Smart News, sono Erika Ferrari e sono in diretta dal Teatro Municipale di Casal Monferrato perché oggi sono in giuria per Performer Italian Cup. Sì, la fase regionale grandiosa del Piemonte. Fase regionale Piemonte 2022. Bellissimo, eh. Allora, ma questa giuria è un po' di gente matta e variopinta. Hai perfettamente ragione. Esatto, poltronissima Luca, Max, Ketty Capra, molto variopinta. Quindi ragazzi, ne vedremo delle belle di tanti numeri, insomma. Siamo pronti. Anche i decimali, vero? Anche i decimali. Anche i decimali. Decimali in danza, anche canto. Centesimi, andiamo anche centesimi. Ma sì, va. Anche i non idonei. Anche attenzione. Tutto, tutto. Cerchiamo di essere giusti. Allora, noi fra poco andiamo in diretta con le competizioni e ci vediamo dopo. Ciao. Noi siamo il primo campionato di arti sceniche sportive coreografiche. Che cosa vuol dire? Vuol dire tutto il mondo dell'arte sotto il cappello dello sport. Perché sotto il cappello dello sport e l'arte? Perché chi su un palcoscenico riesce a cantare, ballare e recitare è un atleta, è molto più di un atleta. Se voi pensate che esiste il bridge come sport, potete pensare a un performer, mi viene in mente Massimo Ranieri, 74 anni, che ho visto pochi mesi fa fare di tutto e di più su un palcoscenico. È un vero atleta oltre che essere un vero artista. Ed ecco il motivo per cui il CONI ha acclarato la nostra decisione, la nostra disciplina. Un altro dei motivi per cui abbiamo deciso di creare un campionato sportivo è quello di provare a far riconoscere la figura del performer in un albo. Ce l'abbiamo fatta solo con lo sport, perché con il MIUR ci avevamo provato per 15 anni senza esito. Quindi è grazie allo sport che oggi in Italia, grazie a noi anche, esiste il primo albo dei performer. Perché uno dei nostri fiori all'occhiello è il contratto di lavoro. Noi in questi anni ne abbiamo dati circa 50. Sono 5 anni che portiamo avanti questo campionato. Quest'anno siamo approdati su Rai 2 a novembre con anche il format TV legato al nostro campionato. E vi presento i nostri giudici. Abbiamo... chi non li conosce in Piemonte? Luca e Max. Erika Ferrari, giudice di fama di arti circensi. Ma anche ballerina. Io, come sapete, sono un'attrice, una scrittrice, una performer, eccetera, eccetera. No, però devo dire che c'è tanta voglia di esprimersi, tanta voglia di far arrivare le emozioni a noi, ma credo a tutti coloro che vedo nei palchi. Questa volontà mi piace molto, perché sul palco non ci sono dei performer che hanno voglia di fare questo tipo di lavoro, questo tipo di sport solo per loro, ma lo vogliono fare anche per noi. E questo secondo me è un plus che bisogna tenere sempre a mente. Secondo me è bellissimo vedere che nessuno ha l'ambizione di diventare chissà che cosa, ma solo di divertirsi. Abbiamo visto prima, passando dietro le quinte, le bambine che ci dicono ciao ciao. E quindi è bello questo, vivere tutto come se fosse sempre un gioco e poi da gioco magari salta fuori qualcosa di bello.